Ok, un abbraccione a tutti quanti, buonasera Sandro, buonasera, buonasera a tutti i miei cari amici in Italia e altrove. Mi vengono fatte tante domande su vari argomenti eccetera eccetera. Se vi iscrivete al mio canale YouTube, io ho più di 2000 video lì e basta che fate una piccola ricerca, donne col velo, donne ministro, divorzio, non divorzio, omosessualità, ci sono tantissimi video che possono aiutarvi, quindi iscrivetevi al canale e troverete tante risposte. Ok, questa grande sconosciuta, grazie, che purtroppo viene, come è il titolo di questa serie, che sto seguendo, la grande incompresa, grazie incompresa, e io posso soltanto continuare a parlare della grazia, posso soltanto continuare a parlare di questa meravigliosa persona che si chiama Gesù Cristo. Non cambierò mai, non mi troverete a parlare del diavolo, dei demoni, di fortezze, non fortezze, eccetera, eccetera, perché quello lascio che lo facciano gli altri. Mi ricordo una volta che uno mi ha chiesto: ma Marchio, tu non predichi mai il diavolo? Dico: se gli facciamo una cosa, io predico Gesù, tu predichi il diavolo, così almeno siamo un ministero equilibrato. E benissimo, quindi, e questo è il mio lavoro, ragazzi, questo è quello che faccio. Preghiamo. Abba papà, grazie per stasera, grazie per questo momento insieme, grazie per ogni persona che mi sta ascoltando, ti prego di toccare la loro salute, le loro finanze, i loro matrimoni, le loro relazioni, la loro vita, di benedirli nel nome di Gesù. Amen. Oh, 2 settimane fa ho iniziato questa nuova serie di dirette dove rispondo a domande tipo: come mai c'è tanta avversità verso il messaggio della ipergrazia? Oh, vediamo se riesco a spiegarvi una cosa. Quanti di voi hanno figli o nipotini che gli mettete davanti un piatto di verdura e immediatamente guardano e dicono: non mi piace? Eh? E noi? E noi, almeno io, non so voi, ma io almeno gli dico: ma come fai a dire che non ti piace se non l'hai mai assaggiata? E purtroppo l'ipergrazia viene calunniata da tante persone, pastori, apostoli, televangelisti americani, eccetera, eccetera, perché non l'hanno mai assaggiata. E gli metti un piatto di ipergrazia sotto il naso, che è meraviglioso, favoloso, eccetera, però siccome qualcuno gli ha detto che, eccetera, eccetera, no, non mi piace. Ma assaggiala, poi mi puoi dire se ti piace o non ti piace. Stai a sentire quello che ho da dire per un paio di video, di insegnamenti, e poi mi sai dire. Oh. 2. Perché dici che il ministero di Gesù era principalmente quello di un rabbino ebreo sotto il Vecchio Testamento? Ne parliamo stasera. 3. Perché chiami sermone killer il sermone sul monte che Gesù ha predicato in Matteo 5, 6 e 7? Amore mio, perché non ne esce vivo uno da quanto Gesù richiede per essere santificati? Non ne esce vivo uno, ma ne parlerò in una prossima diretta. 4. Perché non credi alla legge di Dio? Io credo alla legge di Dio, e ci credo, e come? Ciò a cui non credo è che quella legge mi sia stata data come un manuale per gestire il mio peccato o migliorare il mio comportamento. Quello no, proprio quello non ci credo. 5. Perché hai forgiato la parola religionismo? Perché ho cercato di identificare con questa parola tutto ciò che la tradizione cristiana, purtroppo da secoli, ha cercato di aggiungere al sacrificio completo del sangue di Cristo, all'opera compiuta della croce e all'amore incommensurabile, intellegibile e incondizionato di un Dio senza frontiere, preferenze e limitazioni. Qualsiasi cosa che aggiunge una goccia di sudore al sangue di Cristo è religionismo ed è da gettare e da scartare completamente. E tante altre simili domande che non fanno altro che confermare la mia triste constatazione che la grazia, la vera grazia, l'unica grazia, è proprio incompresa. 2 settimane fa ho parlato della vera natura della grazia e del perdono a rate.
Venerdì scorso ho parlato della Chiesa locale, lunedì del ravvedimento e stasera vorrei parlare di una delle altre domande che mi vengono regolarmente fatte da chi si rifiuta di leggere la Bibbia e considera solo i commentari fornitigli dalla tradizione. E questo è il titolo del video di stasera. Come fai a dire che le parole di Gesù fanno parte del Vecchio Testamento? Oh! Non tutte le parole di Gesù fanno parte del Vecchio Testamento, ma la maggior parte dei Vangeli, il 90-95% dei Vangeli, parlano di Gesù che è venuto come rabbino ebreo unicamente per il popolo di Israele, operante sotto il Vecchio Testamento e non per noi. Ok, sento già le rotelline frullare in testa a qualcuno. Ah, cosa Marchio, sei impazzito, Gesù non parlava a noi, ma cosa dici? Frena, amore mio, frena. Cosa ne pensi se guardiamo cosa ha da dire in proposito la Bibbia? Ti ricordi quel libro che ti è così caro, dove tu sempre dici che non sono io a dirlo, è la parola di Dio che lo dice? Ok, vediamo cosa ha da dire questo riguardo... Mi si scassa un po' quanto, scusate. Vediamo cosa ha da dire questa parola di Dio a questo riguardo, ok? E ricordatevi che, come spero voi sappiate, per me questa non è la parola di Dio, per me questa qui è la Bibbia, è un libro. La parola di Dio è colui che ha scritto questo e che ha trasmesso il verbo, la sostanza, il contenuto, il succo di questo libro. Quindi, comunque, vediamo cosa dice, appunto, chiamiamola parola di Dio. Appunto perché tu mi dici sempre, no, non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Allora vediamo cosa dice la parola di Dio, no, sul fatto che, ripeto, che Gesù non è venuto per noi, ma è venuto per il popolo di Israele. E soprattutto il 95% di quello che lui ha detto nei Vangeli è diretto al popolo di Israele. Ok? Ebrei 9, 16 e 17. State a sentire cosa dice la parola di Dio, copertina nera. Poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi aprite la Bibbia alla fine del libro di Malachia e leggete il Nuovo Testamento, non è vero, perché il testamento, abbiamo appena letto, finché il testatore è in vita non ha nessun valore. E quando è che Gesù è morto? A Giovanni 19,30, non a Matteo 1,1. Matteo 1,1 è il libro della genealogia di Gesù, lì dove nasce. Il nuovo patto non inizia dalla culla, ma inizia dalla croce. E il nuovo patto, ricordatevi, che è il nuovo patto per Israele, non per noi. Noi non abbiamo un patto, noi abbiamo solo la grazia di Dio, punto e basta. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento è dedicato a Israele per togliere il vecchio, come dice il libro degli ebrei, la lettera degli ebrei, per togliere il vecchio che sta scadendo, che è finito, che non ha più importanza, e inserire il nuovo, dove Dio dice non mi ricorderò più delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati di Israele. Ok? In quella grazia, poi ne parleremo dopo, ma veniamo inseriti anche noi. Ma il nuovo patto non è stato fatto con noi, è stato fatto con Israele. E noi siamo inseriti in questa promessa che poi vedremo più tardi. Quindi Ebrei 9, 16, 17 dice chiaramente che il Nuovo Testamento non inizia dalla culla, ma inizia dalla croce. Il testatore deve morire perché il testamento abbia effetto, e non ci vuole un Einstein per capirlo, perché un testamento abbia effetto e quello che ha fatto il testamento deve morire, se no il testamento non ha nessun valore. E quindi ecco che vediamo che fino alla croce, fino al momento in cui Gesù ha detto tutto è compiuto, tutto era Vecchio Testamento. Alla croce si è aperto il velo, Dio è uscito dal Tempio, lo Spirito di Dio è uscito dal Tempio per poter entrare in ogni cuore che ha aperto la porta per farlo entrare.
E quello è il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento dove non, Dio non visita più i profeti, i re, gli apostoli, non gli apostoli, sì, appunto, i profeti, i giudici, eccetera, eccetera, ma visita tutti, va ad abitare in tutti, in ognuno che gli apre il cuore. Poi vediamo Giovanni 1:11. Quindi il Nuovo Testamento, abbiamo visto che il Nuovo Testamento inizia dalla croce e non dalla culla. Giovanni 1:11 dice: egli è venuto in casa sua. Qual è la casa di Gesù? Siamo noi gentili? Non credo. Fino a prova contraria, Gesù era un giudeo. E quindi è venuto a casa sua, è venuto da Israele, è venuto in Giudea, è venuto dagli ebrei, e i suoi non l'hanno ricevuto. Chi sono i suoi? Sono gli ebrei. Giovanni dice che Gesù è venuto a Israele, è venuto dagli ebrei, Giovanni 1. Matteo 15:24 dice, questo è Gesù stesso che parla e dice, Matteo 15:24 dice, ma Gesù rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Cosa sta dicendo? Non sono stato mandato ai gentili, non sono stato mandato ai pagani, non sono stato, sono stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele. Oh, adesso, questa è Bibbia, non è, quindi lasciate perdere le tradizioni, quello che vi è sempre stato detto, no, perché Gesù parla, no, Gesù non sta parlando a te. Per la maggior parte dei Vangeli sta parlando a Israele, perché è venuto a casa sua, i suoi non l'hanno riconosciuto, è venuto per le pecore perdute da casa di Israele, e il nuovo patto incomincia alla croce, quando Gesù muore, non quando Gesù nasce. Ok? Vediamo Galati 4, che anche questo è molto molto chiaro. Paolo dice: quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli, come figli. È venuto sotto la legge, quindi è venuto da ebreo, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Noi non siamo mai stati sotto la legge. I gentili non sono mai stati sotto la legge e non lo saranno mai, perché Gesù è il fine e il termine per tutti coloro che credono, della legge per tutti coloro che credono. Quindi Giovanni 4 dice: è venuto a ministrare a Israele. Giovanni 1:38 invece, qui vediamo Giovanni 1:38. Gesù voltatosi e vedendo che lo seguivano disse loro: che cercate? Essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Quindi vediamo che Gesù è venuto come un rabbino ebreo per le pecore perdute della casa di Israele, a ministrare a quelli che erano sotto la legge, non a noi. Quindi Marchiò, cosa vuoi dire con questo? Voglio dire che bisogna cercare di capire come, quando, perché e a chi la Bibbia si rivolge in certe sue dichiarazioni. Non ogni versetto è stato scritto per te oggi da cristiano sotto il patto di grazia. Renditene conto. C'è e per sempre ci sarà il bisogno di filtrare tutto attraverso la lente del tutto è compiuto della croce. O si rischia, come succede ogni giorno, In diversi pulpiti in giro per l'Italia, in giro per il mondo, come succede regolarmente, si fa un grosso minestrone di tutte le scritture, dove va a finire che prendiamo ordini da Zaccaria, istruzioni da Geremia o direttive sulla decima da Malachia, che erano profeti di Israele che si rivolgevano a Israele nel vecchio patto stipulato per Israele. Ma cosa c'entri tu? Ma non sta parlando a te, sta parlando a Israele. Vi faccio un esempio. Quanti
pensate un attimino, quanti predicatori ministrano sulle benedizioni di Deuteronomio 28? Quanti? L'ho sentito io uno che non lo nomino perché sennò lo conoscete tutti, ma un paio di settimane fa l'ho sentito che proprio ha predicato tutta una lunga serie sulle benedizioni del Deuteronomio capitolo 28, ok? Dove, leggiamo dal versetto 3, ok? Dice questo: sarai benedetto nella città, sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame, benedetto, 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 e va avanti per 14, per dunque 15 meno 3, per 12 versetti, anzi 11 versetti di benedizioni, ok? E qui ci predicano tutti. Allora sarai benedetto se sei la testa, non la coda, sei benedetto nella campagna, sei benedetto in città, sei benedetto di qua, benedetto di là, benedetto di su, benedetto di giù. Bellissimo, tutti gioiscono delle benedizioni. Benedizioni che sono condizionali. Dan 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 dan. Versetto 28.1. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, quindi se metti in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno tuo Dio ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce del Signore tuo Dio. Quindi se ubbidisci, se metti in pratica, se ascolti, queste benedizioni verranno a te. E non si rendono conto questi predicatori che, primo, questi sono versetti scritti a Israele e non a noi gentili. Prova, ok, 27, all'inizio di tutto quanto, capitolo 27, versetto 9, dice: poi Mosè e i sacerdoti, i Leviti, parlarono a chi? A tutto Israele, dicendo: fa silenzio, ascolta, o Israele, oggi sei divenuto il popolo eterno del tuo Dio. Parlano a Israele, non stanno parlando ai napoletani, non stanno parlando ai siciliani, non stanno parlando ai genovesi, non stanno parlando ai torinesi, non stanno parlando ai veneziani, stanno parlando a Israele. Ascolta Israele, parlano a tutto Israele dicendo: fa silenzio, ascolta, o Israele. E poi c'è tutta questa, cioè, quindi primo sta parlando a Israele. Dopodiché, se veramente vuoi fare dare le benedizioni, e non ti fermare al versetto 14, ma vai avanti al versetto 15. Perché il versetto 15 dice: ma se non ubbidisci, quindi se ubbidisci, hai tutte queste benedizioni, ma se non ubbidisci, amore mio, se non ubbidisci, sono problemi, perché invece di 11 versetti di benedizioni ce ne sono ben 54 di maledizioni. Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno tuo Dio per osservare con cura tutti i suoi comandamenti, tutti gli statuti che oggi verrà, che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Amore mio, ma sei impazzito? Ma predichi su... Allora, se ubbidisci, se metti in pratica, se ascolti, eccetera, queste benedizioni vengono. Fantastico. Ma se non ubbidisci, 54 versetti di maledizione. Ti vengono le unghie incarnate, ti cascano i denti, ti cascano i capelli, si arrugginiscono i ginocchi, il cane mangia il gatto, il gatto mangia il pappagallino, la moglie se ne va, i figli... 54 versetti, ragazzi, 54 versetti di maledizione. Leggetelo, questa non lo dico io, lo dice la parola di Dio. 11 di benedizioni, 54 di maledizioni. Ma sei sicuro che vuoi andare a rischiare questa cosa? No, amore mio, o filtri tutto attraverso la croce che ha assorbito ogni maledizione, o devi accettare tutti i versetti dal primo all'ultimo. 11 di benedizione e 54 di maledizione. Ecco perché bisogna riconoscere Gesù come Messia venuto a Israele
per poter completare la legge una volta per sempre. O non abbiamo scampo. E non abbiamo altro che un ennesimo libro di regole e comandamenti da ubbidire. Se ubbidisci, se ascolti, se metti in pratica, allora. E ancora oggi, ma sa quanti predicatori che dicono sì, perché allora se tu fai questo, allora Dio fa quello. E se non lo fai? Non leggere solo fai, leggi anche se non lo fai, no? 54 versetti dove dice se non lo fai ti saltano i circuiti. Oh, sì, la parola di Dio è universale, completa e eterna, ma il solo modo di poter isolare la benedizione è quello di mettere tutta la maledizione su Gesù, morto da figlio dell'uomo e risorto da figlio di Dio. Ecco perché due giovani ebrei di nome Nadar e Shimon dichiarano in Giovanni 1,41, dichiarano: costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. Io non credo che il fratello Simone abbia detto: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo, perché immagino che Simone probabilmente lo sapeva, perché ci sono addendi fatti dagli scrivani. Okay. Abbiamo trovato il Messia. Gesù Cristo, come Messia ebreo, in Matteo 5,17 dichiara: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Statemi a sentire. È soltanto attraverso Gesù che puoi uscire dalla maledizione e entrare nella benedizione. Perché? Perché lui ha compiuto, ha portato a compimento la legge. Che tu o io o nessuno, il Papa, Billy Graham, gli apostoli, i reverendi, i dottori, i pastori, eccetera, nessuno al mondo può soddisfare. Soltanto Gesù poteva soddisfare. Solo il Messia ebreo poteva farlo per tutti. Guarda cosa dice Genesi 17, 4 e 5. Dice: quanto a me, ecco, io faccio con te un patto. Tu diventerai padre di una moltitudine. Questo è Dio, l'Eterno, che sta parlando ad Abramo. E gli dice: tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Statemi a sentire. Dio non ha fatto il patto con Israele, l'ha fatto con Abramo. Abramo era un iracheno, un idolatra iracheno che adorava la luna, a Ur dei Caldei. Israele non esisteva ancora. Giacobbe è venuto dopo Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera. Quindi il patto di Dio è stato fatto con un uomo, non con una nazione. E in quest'uomo c'era una moltitudine di nazioni. Profeticamente parlando c'era tutta l'umanità. Abramo, ecco, moltitudine di nazioni, la parola ebraica è la parola goyim, che appunto vuol dire i gentili o i pagani, cioè le nazioni. In greco è ethnos, le nazioni, tutte le popolazioni del mondo, perché non c'era a quei tempi, non c'era ancora distinzione fra Israele e il resto del mondo. C'erano tutte le nazioni. E non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio, il nome di Dio, che è Yah, è un espirazione. Yahweh, è l'H del respiro, è l'H dell'alito di Dio, che viene messo nel nome di Abramo, e Abramo diventa Abramo, perché in lui viene messa questa divinità, questa presenza divina che si effettua con il patto. Con il patto voi sapete che si scambiavano i nomi, no? E allora Abramo diventa Abramo e Dio diventa il Dio di Abramo. Il Dio di Abramo dice: poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Quindi Abramo rappresenta
tutta l'umanità praticamente. Ok, adesso vediamo un attimo Galati capitolo 3. Capitolo 3 dovreste leggerlo, rileggerlo e poi quando l'avete riletto rileggerlo un'altra volta perché è meraviglioso. Galati capitolo 3, vi dico soltanto come inizia. Per questa ragione io Paolo sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Ok, 8, dice questo. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del ministero che dal principio del mondo è stato nascosto. Perdonatemi, errore, stavo leggendo Efesini, dico così. 3, appunto. Difatti, 3. Galati 3, Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra di voi. Versetto 8, e la scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato chi? Le nazioni, i goim, i gentili, noi, avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia, tutte le nazioni saranno benedette in te. 9, perciò coloro che sono della fede sono benedetti col fedele Abramo. Ecco, vedi che incomincia l'inserimento dei gentili in questa cosa meravigliosa che è stata il patto fra Dio ed Abramo. 18 dice... Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa, ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Dio ha fatto una promessa ad Abramo, che tu diventerai il padre di tutte. Attraverso che cosa? Attraverso l'opera del Messia. Guardate, 18, 28, 29, dice, non c'è giudeo, né greco, né schiavo, né libero, né maschio, né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Quindi, attraverso l'opera di Abramo, attraverso il patto che Dio ha fatto con Abramo, attraverso l'opera del Messia, di Cristo, noi diventiamo eredi della promessa. E in 13 e 14 Paolo dice questo, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione, vi ricordate, dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto è chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Ed ecco che c'è la separazione fra la maledizione e la benedizione. La maledizione cade su Gesù Cristo, il Messia, il rabbino ebreo che è venuto per le pecore perdute di Israele e che ha subito la maledizione della legge perché è stato appeso al legno, mentre la benedizione viene data a coloro che per fede accettano quel patto che Dio ha fatto con Abramo, che sarebbe diventato il padre, e quella promessa che ha fatto alla sua discendenza. Nel greco originale nell'ebraico originale in Genesi e nel greco originale nei Galati è Zerah. Zerah è, che vuol dire seme. Ed è praticamente discendenza, e Paolo lo dice, non plurale ma singolare, indicando che quella discendenza è Cristo. Cioè nella discendenza di Abramo, lì dentro era il padre di tutte le nazioni sono contenute in Cristo, Cristo ha preso su di sé la maledizione, così che la benedizione possa essere liberata a tutte le nazioni che lo accettano. Ed ecco che tutto un tratto non c'è più il sé, ma c'è soltanto il credo. Non c'è se ubbidisco, ma c'è se credo. Non c'è se ascolto, ma c'è se credo. Non c'è se mi comporto bene, ma c'è se credo. Perché la promessa è stata fatta. Sei stato perdonato. Sei stato benedetto. Adesso se ci credi, ne ricavi i benefici. Se no, no. In Cristo, ecco che questo rabbino, questo rappresentante di Dio, è venuto, è sceso sulla terra, ed ha preso su di sé questa maledizione, perché è stato appeso al legno. Oh, adesso, chiudo con questo.
chiuso con la famosa dichiarazione di Gesù in Matteo 11, 28 e 30. Vi ricordate il giogo, eccetera, eccetera, il mio giogo leggero, eccetera, eccetera. Okay. Cos'era il giogo? No, Gesù non sta parlando di un giogo. Il giogo era illustrativo, era un modo di dire a quei tempi, era il modo in cui un rabbino vedeva, considerava, leggeva la legge. Il suo modo di interpretare la legge era il gioco di quel rabbino. Ed ecco perché quando tu seguivi un rabbino ti caricavi del suo gioco. Ed ecco l'illustrazione che Dio, che Gesù sta facendo attraverso l'immagine del gioco. Dice: se tu vuoi seguirmi, metti il mio gioco, il modo in cui io interpreto la legge, che qual è? Tutto è compiuto. Grazia, amore, completo perdono, vita eterna, quello, prendi quel giogo e seguimi con quel giogo, perché quello è il giogo del rabbino ebreo Gesù di vedere e di interpretare la legge. E senti come l'ho tradotto, come l'ho interpretato io. Beh, prima fatemelo leggere dalla Diodati, Matteo 11 Matteo 11, versetto 28. E dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Vedete, sta parlando del modo in cui il rabbino Gesù interpreta la legge. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Vedete, adesso incomincia a voler dire qualcosa. Il modo in cui il rabbino interpretava la legge è dolce ed è leggero. Perché? Perché Gesù interpreta la legge attraverso la grazia, attraverso il tutto è compiuto. Adesso invece ve lo leggo dalla versione L'Annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario. Dice: poi Gesù si guardò intorno e concluse: siete stanchi? Esausti? Spossati dalla religione? Venite a me, venite via con me e ritroverete la vita. Io vi farò vedere il vero riposo. Camminate con me, operate con me, guardate come faccio io. Imparate a danzare ai ritmi calmi della grazia. Io non vi metterò addosso nulla che vi possa schiacciare o fare del male. Intraprendete questo meraviglioso viaggio chiamato vita con me e imparerete a vivere liberamente, pienamente e facilmente. Questo è il modo in cui il rabbino Gesù interpreta la legge, e questo è il modo in cui tu puoi abbandonarti nelle braccia di questo meraviglioso rabbino Messia, che è sceso come sommo sacerdote a rappresentare Dio, a completare quel patto che diceva: chiunque disubbidisce al patto che io ho fatto, il salario del peccato è la morte. Il salario di quella infrazione del patto, del primo patto, è la morte. Gesù va sulla croce, paga, io e te siamo con lui sulla croce, morti, crocifissi, e abbiamo pagato in lui, con lui, attraverso lui abbiamo pagato il salario del peccato, che è la morte. La legge è stata soddisfatta, siamo andati sottoterra, sepolti con lui per 3 giorni e 3 notti, risorti con lui a una nuova vita, e siamo salvati dalla sua vita che è perfetta. Ed ecco il motivo per cui Gesù era un rabbino ebreo con un giogo leggero, perché il suo giogo, il modo di interpretare la legge, era grazia. Che Dio vi benedica, scusate la tosse, alla prossima, ciao, un bacio.